Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia. Per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 21 aprile 1922. Tutto ciò che ho scritto e scrivo è solo per obbedire, e molto di più per timore che il mio Gesù, dispiacendosi, potesse trovare pretesto per privarmi di sé. Lo sa lui solo quanto mi costa. Onde ho passato un giorno senza di Gesù, appena qualche sua ombra. Oddio, che pena! E dicevo tra me, come presto ho mancato alla sua parola di non lasciarmi. O Santa Volontà Eterna, portami il mio sommo bene, il mio tutto. Ed era tanta la pena che mi sentivo corrucciata e picciosa. Ma pur tuttavia, in questo stato, cercavo di fondermi nel suo santo volere. In questo mentre Gesù è venuto, facendosi vedere che piangeva amaramente. Col cuore trinciato in tanti pezzi, io nel vederlo piangere ho messo da parte il cruccio ed abbracciandolo ed asciugandogli le lacrime gli ho detto: che hai, Gesù, che piangi? Dimmi, che ti hanno fatto? E lui: ah, figlia mia, vogliono sfidarmi. È una brutta disfida che mi stanno preparando, e questo dai capi. È tanto il mio dolore che mi sento trinciare in pezzi il mio cuore.
Ah, come è giusto che la mia giustizia si sfoghi contro le creature. Perciò vieni insieme con me nel mio volere, eleviamoci tra il cielo e la terra, ed adoriamo insieme la Maestà Suprema, benediciamola, e diamo l'omaggio per tutti, affinché cielo e terra possano riempirsi di adorazioni, omaggi e benedizioni, e tutti possano riceverne gli effetti. Onde ho passato una mattinata pregando insieme con Gesù nel suo volere. Ma oh sorpresa, come pregavamo, una era la parola, ma il volere divino la diffondeva su tutte le cose create e ne restava l'impronta. La portava nell'empirio e tutti i beati non solo ne ricevevano l'impronta, ma le era causa di nuova beatitudine. Scendeva nel basso della terra e fino nel purgatorio e tutti ne ricevevano gli effetti. Ma chi può dire come si pregava con Gesù e tutti gli effetti che produceva? Onde dopo aver pregato insieme mi ha detto: figlia mia, hai visto che significa pregare nel mio volere? Come non c'è punto in cui il mio volere non esista, lui circola in tutto ed in tutti, è vita, attore e spettatore di tutto. Così gli atti fatti nel mio volere si rendono vita, attori e spettatori di tutto, fin della stessa gioia, beatitudine e felicità dei santi. Portano ovunque la luce, l'aria balsamica e celeste, che scaturisce gioia e felicità. Perciò non ti partire mai dal mio volere. Cielo e terra ti aspettano per ricevere nuova gioia e nuovo splendore. 25 aprile 1922. Continuando il mio solito stato, mi sentivo tutta immersa nel divin volere e il mio Gesù ha detto: figlia mia, come il sole non lascia la pianta, la carezza con la sua luce, la feconda col suo calore, fino a tanto che non produce fiori e frutti e geloso li fa maturare, li custodisce con la sua luce ed allora lascia il frutto quando l'agricoltore lo coglie per farne cibo, così degli atti fatti nel mio volere è tanto il mio amore, la mia gelosia verso di essi, che la grazia li carezza. Il mio amore li concepisce e li feconda, li matura. Migliaia di angeli metto a custodia di un atto solo fatto nel mio volere, perché essendo questi atti fatti nel mio volere semi, perché la mia volontà si faccia in terra come in cielo, tutti sono gelosi di questi atti. La loro rugiada è il mio alito, la loro ombra è la mia luce. Gli angeli ne restano rapiti e riverenti li adorano, perché vengono in questi atti la volontà eterna che merita tutta la loro adorazione. Ed allora questi atti sono lasciati quando trovo altre anime che, cogliendoli come frutti divini, ne fanno cibo per le loro anime. Oh, la fecondità e molteplicità di questi atti, la creatura stessa che li fa non può numerarli. Onde stavo pensando tra me: ma è possibile che questi atti siano tanto grandi? E perché gli stessi angeli ne sono rapiti? E Gesù, stringendomi più forte fra le sue braccia, ha soggiunto: figlia mia, sono tanto grandi questi atti che come l'anima li va compiendo, non c'è cosa né in cielo né in terra che non ne prenda parte. Lei resta in comunicazione con tutte le cose create, tutto il bene, gli effetti, il valore del cielo, del sole, delle stelle, dell'acqua, del fuoco, eccetera, sono non solo in continui rapporti con lei, ma sono roba sua, essa armonizza con tutto il creato e il creato armonizza in lei. Il perché poi? Perché chi vive nel mio volere sono le depositrici, le conservatrici, le sostenitrici, le difensitrici della mia volontà. Esse preveggono ciò che voglio e senza che io comandi eseguiscono ciò che voglio. E comprendendo la grandezza e la santità del mio volere, gelosamente la custodiscono e la difendono. Come non dovrebbero restare tutti rapiti nel vedere queste anime che formano il sostegno del loro Dio in virtù del prodigio della mia volontà? Chi mai può difendere i miei diritti se non chi vive nel mio volere? Chi mai può amarmi davvero con amore di disinteresse, simile al mio amore, se non chi vive nella mia volontà? Io mi sento più forte in queste anime, ma forte della mia stessa fortezza. Sono come un re circondato da fidi ministri, che si sente più forte, più glorioso, più sostenuto in mezzo a questi suoi fidi che da solo.
Si arresta solo rimpiange i suoi ministri, perché non ha con chi sfogare e da chi affidare le sorti del regno. Così sono io, e chi mai può essermi più fido di chi vive nella mia volontà? Sento la mia volontà duplicata, quindi mi sento più glorioso. Sfogo con loro, e di loro mi fido. Bene, il Signore Gesù ci porta oggi di nuovo a riflettere e meditare sugli effetti della preghiera nella Santissima Volontà di Dio e in particolare sul valore straordinario degli atti compiuti in essa e sugli effetti che producono sia fuori di noi che dentro di noi, possiamo dire. Ecco, io vorrei, iniziando questa meditazione, dire a me e dire a chiunque ritenesse cosa buona per sé, seguirla, condividerla, ascoltarla, rifletterci sopra, provare a fare subito una cosa, dovunque uno si trovi, darsi un'occhiata in giro, qualunque cosa vede, e anche ciò che non si vede, come per esempio l'aria che noi respiriamo. Il pensare, ma senza nessun dubbio, e questo proprio, cioè, attenzione, senza nessun dubbio e senza cadere in nessun panteismo, attenzione, che dovunque io volgo lo sguardo, dovunque, c'è un atto di divina volontà, anche nelle materie inerti che noi abbiamo davanti. Stiamo seduti su una sedia, stiamo dinanzi a un tavolo. Noi sappiamo, oggi la scienza non è, grazie a Dio, è penetrata dentro alcuni segreti di ciò che Dio ha fatto, perché la scienza, quando scopre cose vere, non fa fare altro che scoprire i segreti dell'Altissimo. Scoprire la struttura di un atomo, la particella elementare della materia, è andare a vedere una grande opera della Divina Volontà. Scoprire il DNA uguale. Allora, dovunque io mi giro, ripeto, anche in quello che non si vede, perché tutti in questo momento, anche se non lo sappiamo, stiamo respirando. L'aria che sta sulla Terra contiene esattamente le sostanze chimiche necessarie a far vivere la nostra corporeità. Sappiamo benissimo che se io andassi sulla Luna non mi porto l'ossigeno respiratorio, oppure non potrei vivere, questo lo sanno anche i bambini delle scuole elementari. Allora, questo punto è fondamentalissimo, la comprensione, cioè anche quando Gesù in altri scritti dice tutti nella mia volontà, sotto questo punto di vista, ci vivono, è impossibile non viverci. I movimenti che sto facendo, se in questo momento non lo so, ho le gambe accavallate, sto muovendo le mani, sto battendo le ciglia, cioè il fatto stesso che parlo, che il mio cuore batte, che sono ancora conservato nell'essere, sono tutti atti di divina volontà, tutti, perché questo lo sappiamo dalla teologia e dalla teologia accreditata dalla dottrina della Chiesa, che Dio è il creatore di tutte le cose ed è il principio della loro conservazione nell'essere. Per cui gli atomi di idrogeno, di ossigeno, di anidride carbonica che stanno dentro l'aria che sto respirando, li ha fatti lui, e quella singola molecola di aria, di ossigeno, noi non ci rendiamo conto, cioè noi in ogni momento, anche dentro il nostro organismo, ci sono degli scambi tra sostanze continui, operazioni che, come dire, in qualche modo sintetizzano le cose create. Se io prendo nell'aria che respiro, quell'aria poi diventa mia, entra dentro i miei polmoni, da ossigeno al mio sangue, insomma, no? Se mangio, se bevo, cioè in continuazione durante la giornata. Se io mangio e bevo, anche se non ringrazio il Signore e non metto il mio ti amo nella, perché mettere il nostro ti amo in tutte quante le cose create? Non siamo mica deficienti, insomma, noi, no? O che facciamo, andiamo a fare i giochetti o le filastrocche dei bambini.
Che significa che mentre mangio dico: Signore mio, ti ringrazio, metto il mio ti amo in questo cibo che sto ricevendo, lo ricambio con il mio ti amo per me e per tutti, perché quelle sostanze di cui ho fatto quel cibo e che il mio palato, grazie alle papille gustative che il nostro Signore stesso ha fatto, percepisce come buone, cosa sono? Atti di divina volontà, punto. Cioè, mettere il mio ti amo nell'aria che respiro e anche dire grazie al Signore che mi concede l'aria, perché mica è scontato che io debba avere l'aria che respiro. C'è questo habitat, per quanto vediamo che tutto lo strapotere del peccato non ha avuto, non può distruggere la divina volontà, non può farlo, d'accordo? Può complicare soltanto tanto la vita a noi, ma non può distruggere gli atti della divina volontà, non lo possiamo fare. Allora, perché tutto quanto questo preambolo lungo, insomma, diversi minuti che sto parlando? Perché Luisa a un certo punto spiega gli atti fatti nella divina volontà, si stupisce, no? Si stupisce lei stessa e dice: ma che sta a succedere? Allora, che cosa dice qui? Oltre va bene che il volere divino la diffondeva, come pregavamo, una era la parola, ma il volere divino, attenzione, la diffondeva su tutte le cose create e ne restava l'impronta. La portava nell'Empirio. E chi ci sta nell'Empirio? Nell'Empirio ci sta la Santissima Trinità. E di che cosa vive la Santissima Trinità? Di cosa vivono i Beati? E tutti i Beati non solo ne ricevevano l'impronta, ma era la causa della loro beatitudine. Scendeva nel basso della terra fino al Purgatorio e tutti ne ricevevano gli effetti. Ma chi può dire come si pregava con Gesù tutti gli effetti che produceva? Nel secondo scritto, attenzione, sono tanto grandi questi atti, attenzione a questo passaggio, che come l'anima li va compiendo, attenzione, non c'è cosa né in cielo né in terra che non ne prenda parte. Questo è il significato del preambolo che abbiamo fatto. Lei resta in comunicazione con tutte le cose create. Tutte le cose create. E tutto il bene, tutti gli effetti, il valore, qui Gesù cita le cose grosse, del cielo, delle stelle, dell'acqua, del fuoco, sono non solo in continui rapporti con lei, ma roba sua. Armonizza con tutto il creato e il creato armonizza in lei, perché il creato, ecco, tutto il creato, noi soprattutto esseri umani, non è altro che, mi si perdoni il termine, la produzione della divina volontà uscita ad operare fuori della Santissima Trinità. Questo è il creato. E siccome anche questo tante volte l'abbiamo meditato, Dio, la sua essenza è l'amore. La volontà dentro la Santissima Trinità è il principio di tutti quanti, di tutto quanto l'amore infinito con cui le tre divine persone si amano e godono l'una dell'altra. E qualunque cosa Dio faccia, qualunque, questo proprio, cioè, è proprio il suo DNA, se vogliamo usare questa espressione, ecco, antropomorfica o antropopresa, se mi si passa questa parolaccia, e applicarla all'Altissimo, il suo DNA è amare. E anche in quegli esseri dove noi non riusciamo a vedere, nell'economia, perché purtroppo il peccato, il maledetto peccato del mondo ha alterato qualcosa abbastanza, ha disequilibrato, disarmonizzato la creazione. Questo ci fa anche comprendere la serietà di tante cose. Ma anche quegli esseri, dice, ma uno scorpione, un atto della divina volontà lo scorpione, sicuramente è un atto della divina volontà lo scorpione, senza nessunissimo dubbio. Nell'attuale economia, come dire, del mondo post-peccato, non riusciamo a scorgere, a parte che se uno, secondo me, studiasse bene, se ci avesse tempo, anche l'anatomia, la perfezione comunque sia di quella creaturina, anche se è mortale per l'uomo, non avrebbe difficoltà a riconoscere anche nello scorpione un atto di divina volontà.
ma sicuramente questi appariranno tutti nella loro intrinseca e sostanziale e determinata e particolare bellezza. Allora, cioè, ecco perché Gesù dice: attenzione, cioè, qui siamo dinanzi. Luisa dice: ma perché questi atti sono tanto grandi? E gli stessi angeli ne sono rapiti, perché Gesù a un certo punto dice: attenzione, migliaia di angeli io metto a custodia di un solo atto fatto nel mio volere. Cioè, capiamo. Perché essendo questi atti fatti nel mio volere, semi, perché la mia volontà si faccia in terra come in cielo, tutti sono gelosi di questi atti. E gli angeli ne restano rapiti, continui e riverenti li adorano. E la chiave è esattamente in quella frase che Gesù ha spiegato, ha detto, e in cui, come dire, la disquisizione, diciamo così, la breve meditazione iniziale di questa meditazione, come dire, ha creato i presupposti, ha dato i presupposti per comprendere quello che Gesù dice. E poi gli altri detti, insomma, negli altri effetti ribaditi anche nel primo scritto che abbiamo letto. Hai visto che significa pregare nel mio volere, dice Gesù? Come non c'è punto in cui il mio volere non esista, ecco un altro aspetto, non c'è punto in cui il mio volere non esista, lui circola in tutto e in tutti, è vita, attore, spettatore di tutti. Di nuovo, poi Gesù specifica, quindi torniamo da dove siamo partiti, guardati intorno, guarda che non c'è niente intorno a te che non contenga un atto di divina volontà, niente, tutto quello che vedi, qualunque cosa tu stia vedendo dinanzi a te, qualunque. Se non altro, in tutte quante le cose materiali, noi sappiamo benissimo che le cose materiali sono un insieme di atomi, triliardi, trilioni, non si sa quanti, insomma, per fare una certa quantità di materia, e hanno una propria caratteristica sostanziale. Vedi legno, il legno è legno, non è vetro, vedi vetro, il vetro è vetro, vedi plastica, la plastica è plastica, vedi stoffa, i vestiti, la stoffa è stoffa, eccetera. Non c'è punto in cui il mio volere non esista, lui circola in tutto e tutti. Bellissima espressione. È vita, attore e spettatore di tutti. Attenzione, è vita, cioè tutte le cose in lui e per lui vivono. Questo lo scrive San Paolo nelle sue lettere. È attore, cioè colui che fa, cioè è la vita ed è colui che le ha fatte. Ed è spettatore, cioè colui che tutte le osserva e le ha sotto i suoi occhi, non c'è nulla che sfugga, un atomo in tutto l'universo. Questo noi dobbiamo pensarci, per capire anche, insomma, la grandezza di Dio, cioè l'atomo di un'enormissima stella di una galassia X, chissà dove sta a finire, non sfugge all'Altissimo. No. E insieme a quell'atomo tutti gli altri atomi di cui si è composto l'universo, cioè scrivere una cosa di questo genere, ma nemmeno con tutte quante le potenze di questo mondo, no? Cioè, la particella elementare della materia è la particella elementare della materia, cioè una grandezza infinitamente piccola, non misurabile. Questo è Dio. Cioè, questo è Dio. E molto di più, questo è qualcosa di ciò che Dio è. Allora, se lui, gli atti fatti nel mio volere, attenzione, si rendono vita, ecco perché non li portiamo dappertutto. Attori e spettatori di tutto partecipano di queste prerogative divine. Attenzione, fin della stessa gioia, beatitudine e felicità dei santi portano benefici universali anche in cielo. Gesù prosegue: portano ovunque la luce, l'aria balsamica e celeste che scaturisce gioie e felicità. E questo bisogna provare per credere, questo qui.
La vita nella divina volontà, ecco, attenzione che Luisa, Gesù dice queste cose, dopo che Luisa aveva appena scritto come presto ha mancato alla parola di non lasciarmi, le litigate che si faceva con le litigate tra virgolette con Gesù, no? O santa volontà eterna, portami il mio sommo bene. Lui solo sa quanto mi costa passare un giorno senza Gesù. Che pena! Mi sentivo corrucciata e picciosa addirittura. Quindi sofferenze immense, atipiche, non conosciute, ma insieme anche a gioia e felicità, immense, atipiche e non conosciute. Queste sono esperienze che si devono fare, perché ognuno poi deve cominciare a vivere queste cose, no? L'altro, quando è stato? L'altro ieri, sì, l'altro ieri, la festa di Santa Teresa d'Avila, che ho già citato tanto nelle meditazioni precedenti in questi giorni, ma una cosa che diceva Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa ha descritto nel Castello Interiore tutti gli stadi progressivi della preghiera, del cammino della preghiera, che parte dalla preghiera vocale e, se Dio chiama a tante grandi altezze, può arrivare addirittura fino al matrimonio mistico, che è la massima forma di unione possibile che si possa avere con Dio in questa terra. È chiaro che quando deve cominciare a spiegare alcune cose, se deve parlare dell'orazione vocale, più o meno ci riesce. Quando parla della meditazione, più o meno ci riesce. Ma già quando comincia a parlare delle prime consolazioni soprannaturali, quindi delle prime forme di preghiera infusa, la famosa orazione di quiete, sì, descrive qualcosa, ma comincia a usare quell'espressione tipica poi dei suoi scritti: solo chi ne ha fatto l'esperienza capirà bene quello che sto dicendo. Perché queste cose si possono in qualche modo descrivere, ma non ci c'è. Se una persona come Santa Teresa vive i diletti dell'orazione di quiete, non li può comunicare a nessuno, non può far sentire nessuno, cioè può provare a parlarne, ma quelle parole non esprimeranno adeguatamente quello che lei vive e quello che lei sente. È impossibile. Cioè, bisognerebbe essere capaci, come dire, di entrare dentro un'altra persona e sentire col suo cuore, pensare con i suoi pensieri, e vedere le risonanze interiori che producono certe cose. È impossibile una cosa di questo genere. Ecco perché lo comprenderanno bene quelli che cominciano a farne esperienza. Per cui certamente qui è necessaria la conoscenza e la comprensione, poi però è necessario viverle queste cose, cominciare a viverle cioè in forza di queste promesse. Ovviamente se uno ci crede, cioè, perché è chiaro che qui stiamo, per quanto riguarda i fondamenti, chiudo ritornando all'inizio, cioè che la divina volontà, come abbiamo meditato, si trovi presente dappertutto, non c'è niente che gli sfugga. Questo è di fede, d'accordo? Quello che Gesù, diciamo, aggiunge è che se tu fai un atto nella divina volontà, e sappiamo più o meno come si fanno, c'è l'atto preventivo, l'atto attuale, c'è il giro, c'è l'atto di fusione, eccetera, questi sono i tre grandi atti, diciamo, fondamentali che si possono fare nella divina volontà, che cosa succede? Che Gesù dice non c'è cosa né in cielo né in terra che non ne prenda parte, quindi che questo qualcosa ti unisce, ti mette in comunicazione, ti armonizza con tutte le cose create e tutte le cose create in te. E questa cosa, dal momento che la divina volontà si trova dappertutto, produce reali benefici nei confronti di tutti. Questo è ciò che Gesù aggiunge e rivela ad un dato di fatto, in ogni caso incontestabile. Tu puoi anche dire, ma non ci credo che Gesù abbia detto queste cose, queste sono tutte quante stupidaggini, sono sciocchezze. Se uno questo vuole pensare, faccia pure, insomma, no? Ovviamente non è un'esortazione, ma è una constatazione
dolorosa. Io spero che nessuno faccia una cosa di questo genere, perché così certamente non è per quanto mi riguarda. Però, diciamo così, i presupposti, i fondamenti di questa cosa non sono in discussione. O meglio, sono in discussione perché la fede non ce l'ha. Ma sono di fede, quindi non sono rivelazioni private, i fondamenti di queste divine operazioni, no, sono verità di fede. Ecco, il fatto che si possa innescare questa divina operatività, chiamiamola così, è questo, è quello che Gesù ci dice in continuazione attraverso questi scritti, e questo è quello che noi siamo liberi di crederci o di non crederci, quindi conseguentemente di metterlo in pratica o di non metterlo in pratica, di cominciare a viverlo o di non cominciare a viverlo. E questo certamente sì. Beh, no, Santa Vergine Maria, possa anzitutto la nostra memoria ritenere bene alcune cose che abbiamo meditato e anche il nostro intelletto, per quanto possibile, ben comprenderne i rigorosi, ecco, e certi fondamenti. E questo spetta a noi, ma noi certamente ti chiediamo, almeno per quelli che lo desiderano, ecco, che possa diventare realtà, iniziarle sempre più e sempre meglio a viverle, sempre con sempre maggiore convinzione, per poterne diventare testimoni oculari, ecco, persone che ne parlano per esperienza e che hanno cominciato a vedere che cosa succede quando si mettono in atto, ecco, tanti atti fatti nel divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.